Quindi adesso andiamo a vedere appunto la situazione degli altri imperi europei dopo il 1800, dopo le rivoluzioni del 1848. Allora, innanzitutto partiamo dalla Francia e in Francia il sistema politico era quello del bonapartismo che consisteva, anche se formalmente si dichiarava di esercitare il principio della sovranità popolare con i plebisciti. In realtà il potere di Luigi Napoleone Bonaparte era esercitato tramite il potere militare, quindi la forza. Quindi in sostanza era un insieme di autoritarismo da un lato e dall'altro di paternalismo, un paternalismo che andava alla ricerca di consensi, non tanto in realtà nello strato popolare, cioè tra le masse, ad esempio, tra le masse popolari, perché non tanto il consenso popolare, perché comunque, come abbiamo visto, i contadini e la Francia rurale, che era la maggioranza della popolazione, sosteneva apertamente il governo napoleonico, ma più che altro la borghesia democratica liberale, che è anche quella moderata, diciamo, che non vedeva di buon occhio il governo e l'autoritarismo di Bonaparte, di Napoleone III. E appunto per la ricerca di consensi, soprattutto della classe borghese, avveniva tramite diciamo, le opere pubbliche che Napoleone III faceva appunto faceva costruire, quindi sistemi di sviluppava i sistemi di comunicazioni come le ferrovie, si occupava delle costruzioni edilizie e dello sviluppo delle industrie anche, soprattutto nel settore siderurgico. Dopodiché un'altra caratteristica del bonapartismo era il fatto che fosse tecnocratico, nel senso che nelle posizioni di potere c'erano molti tecnici, quindi ingegneri, scienziati, esperti di economia, perché c'era l'idea di utilizzare la tecnica e la scienza al servizio del bene comune. Di facciata si tentava di presentare l'impero come equivalente alla pace, ma dall'altro lato la politica estera perseguiva quella che era la tradizione bonapartista, ovvero era una politica estera aggressiva, e questo lo si vede nella questione d'Oriente, nel 1866. No, nel 1853, quando la Russia attacca l'impero, quando la Russia attacca l'impero ottomano, la Francia, con la motivazione di difendere i cristiani ortodossi, si allea con la flotta inglese e quindi attacca la penisola di Crimea, c'è cioè l'assedio di Sebastopoli e quindi sconfigge la Russia nel 1855 e appunto in questo caso riesce quindi
Ma in realtà, da un lato, l'obiettivo era di rafforzare la presenza francese nel Mediterraneo, dall'altro, appunto, al congresso delle potenze europee, riesce, a ottenere ad ottenere delle importanti concessioni, e in questa maniera, appunto, aumenta la propria influenza, come possiamo dire, nel Mediterraneo, diminuendo invece la rilevanza austriaca come perno dell'equilibrio europeo. Nonostante, e per quanto riguarda il fronte interno, anche in questo caso decide di appoggiare le ambizioni unitarie e indipendentiste dell'Italia, di nuovo scontrandosi con l'Austria. Dopodiché abbiamo l'impero Asburgico, e l'impero Asburgico, anche qui ormai era, cioè, la sua forma politica era una forma di assolutismo, assolutismo che, sì, del Settecento. Perché appunto si era addirittura rimossa la Costituzione, ma i problemi principali che mettevano a repentaglio l'impero asburgico e che ne causarono anche il declino erano i problemi interni legati alla multinazionalità che un impero così esteso che doveva convivere all'interno di un impero con un'estensione territoriale così grande, per cui esistevano diverse culture, diverse nazionalità, diverse lingue, e questo conduceva, cioè ognuna di queste aveva anche delle volontà di indipendenza dalle altre. Oltretutto, nonostante l'abolizione della schiavitù della gleba, questa rimaneva qualcosa di formale e quindi continuava a dominare l'aristocrazia terriera e oltretutto c'era una forte alleanza, sì, tra il potere dell'imperatore Carlo Giuseppe, se non sbaglio, forse ho sbagliato il nome, Francesco Giuseppe, e il potere religioso, che entrambi sostenevano la monarchia, la forma di governo monarchica, che aveva appunto un potere centralizzato. E per applicarlo in un impero così vasto utilizzava un ampio apparato burocratico amministrativo ed in particolare amministrativo che era molto costoso e che quindi non impediva il decollo dell'economia, la crescita economica e quindi anche lo sviluppo della classe borghese e delle esigenze della classe borghese, quindi dello sviluppo industriale. Per questo quindi c'era una grande arretratezza economica. Dall'altro lato invece abbiamo un periodo di ascesa della Prussia, dell'impero prussiano, che era diviso in una parte a nord, cioè in una parte dell'est, ben più sviluppata dal punto di vista economico, perché era stata introdotta la Lega Doganale, mentre invece, no, questa è la parte ovest, mentre invece la parte a est. Il potere era ancora nelle mani di un'aristocrazia elitaria di circa 25.000, che era un'aristocrazia latifondista, quindi esisteva ancora la servitù della gleba e così via, e questi erano alti funzionari di Stato o ufficiali. Ma appunto, nonostante
questa differenza e nonostante una forma di autoritarismo politico, perché comunque il Parlamento dell'Impero Prussiano era diviso ancora secondo tre classi, secondo appunto tre classi e si basava su un sistema elettorale censitario, ed oltretutto ogni classe aveva lo stesso numero di equivalevano allo stesso numero di rappresentanti, e quindi questo era sproporzionato perché in realtà appunto l'aristocrazia, come abbiamo visto, era una minoranza e anche il clero era una minoranza rispetto alla presenza diciamo del terzo stato in questo caso, ma nonostante l'autoritarismo politico e il conservatorismo sociale, perché si conservava ancora in un certo senso la formula gerarchica dei tre stati pre-rivoluzione francese, lo sviluppo, la via dello sviluppo economico in Prussia avvenne tramite soprattutto in maniera pragmatica, tramite riforme pragmatiche che riguardavano un efficientamento dei sistemi di comunicazione, quindi delle ferrovie, delle strade, dei canali, una diffusa istruzione elementare, questo è importantissimo per tradizione protestante. E una cultura oltretutto romantico-idealistica che permeava sia la borghesia più elevata, sia l'aristocrazia terriera, che erano quelli che detenevano diciamo, il potere insieme ovviamente all'imperatore, e che indirizzarono Guglielmo I verso una politica di potenza. Così venne rafforzato il quadro permanente delle milizie e con von Bismarck come cancelliere dal 1862 si tenta di portare a termine il problema dell'unità nazionale, che Otto von Bismarck dice diciamo, deliberatamente di voler condurre a termine tramite l'uso della forza, non con i discorsi né delle deliberazioni della maggioranza, bensì col sangue e col ferro. Il primo ostacolo che ha di fronte la Prussia è la Francia, no, è l'Austria, sì, è l'occasione di conflitto avviene tra il 64 e il 65, quando appunto c'è una disputa sul governo dei tre ducati della Danimarca. E allora Bismarck si allea contro il Regno d'Italia, Francia e Russia si mantengono neutrali e attacca appunto l'Austria, dichiara guerra all'Austria e nel 1866, dopo 3 settimane di guerra, raggiunge la vittoria e così c'è la pace di Praga in agosto del 1866. Con la pace di Praga però avviene anche lo scioglimento diciamo della Confederazione Germanica. Negli stati della cioè nella Confederazione della Germania nel nord, che stava a nord del Meno, e il sud, che comprende alcuni stati indipendenti come il Regno di Baviera e il Regno di Württemberg. Così il primo ostacolo è superato, e adesso diciamo che il secondo ostacolo che doveva affrontare per raggiungere il Reich tedesco era la Francia. L'occasione di nuovo, che appunto dal Trattato di Westfalia aveva in possesso in particolare i territori dell'Alsazia e della Lorena, che interessavano all'impero, la Prussia, così c'è occasione di un conflitto quando avviene un colpo di Stato in Spagna, anche qui nel 1868, e il trono vacante viene proposto ad un parente di Guglielmo I, e
Ma Guglielmo, ma la Francia oppone il suo veto perché ovviamente in questo caso sarebbe stata circondata dalla potenza prussiana e quindi oppone il veto. C'è un incontro tra Guglielmo I e l'ambasciatore francese e Bismarck. Dopo questo, diciamo, dopo l'incontro tra Guglielmo I e l'ambasciatore francese, decide, dato che era stato avvisato dal, diciamo, sapeva che l'esercito prussiano avrebbe era in vantaggio se avesse attaccato nell'immediato. Allora manipola il telegramma ricevuto da Guglielmo I e lo rende e lo diciamo in un certo senso fa in modo che esprima una certa ostilità verso l'atteggiamento dell'ambasciatore francese. Questo telegramma viene pubblicato sulla stampa il giorno dopo dei giornali parigini e questo provoca un furore nazionalistico della Francia che dichiara guerra immediatamente all'Austria nel 1870 ma appunto, come abbiamo detto, l'esercito prussiano era in vantaggio sia numerico ma anche strategico perché appunto il generale comandante dell'esercito prussiano organizza una strategia che permette di accerchiare l'esercito francese e così di vincere la guerra. E si arriva quindi nel 1871, in gennaio, alla pace di Francoforte, che appunto, oltre a una grande indennità, dà alla Prussia anche i territori dell'Alsazia e la Lorena. Quindi ha raggiunto il suo obiettivo, Otto von Bismarck, dopodiché Guglielmo I, sempre in gennaio, il 18, se non sbaglio, viene nominato imperatore quando appunto entra in Versailles. E questa sconfitta getta una grande crisi diciamo, provoca una crisi interna alla Francia, ma non tanto nelle zone rurali, ma soprattutto tra la popolazione della città di Parigi, quindi la popolazione urbana che si ribella contro il governo di Napoleone III e quindi qui che finisce, termina il regime napoleonico con questa ribellione e così c'è cioè una nuova assemblea costituente nel 1871. Ma vincono di nuovo i moderati e i conservatori, perché come sappiamo appunto la Francia rurale, che era la maggior parte, era di votava, cioè era conservatrice. E quindi allora, innanzitutto il Parlamento viene di nuovo spostato a Versailles. Viene spostato a Versailles e vengono ritirati anche l'esercito e i funzionari. Questo vuol dire che la città di Parigi rimane del tutto scoperta, isolata, perché nel mentre ovviamente si stavano combattendo contro i prussiani Questo comportò, e per questo motivo era stata spostata la sede e Parigi chiede, la città di Parigi, cioè sì, il popolo di Parigi chiede se può però avere le armi per difendere la città dall'attacco dei prussiani. Questo gli viene negato
E così viene istituito un organo di autogoverno, la Comune parigina, che è un organo che dà il potere all'estrema sinistra, quindi dei democratici giacobini, dei blanchisti, prudoniani, socialisti ed anarchici, che fanno un esperimento che è quello della democrazia diretta. Ma introducono anche la leva obbligatoria, ma appunto poi, pochi mesi dopo, circa 2 mesi dopo, avviene la fine, cioè diciamo l'esercito francese, viene firmata la pace di Francoforte, che sancisce anche la vittoria prussiana, e quindi l'esercito ritorna nella città, le truppe governative ritornano nella città, e attuano una repressione molto sanguinosa, spietata, che causa la morte di addirittura 20.000 uomini. Ah, mi sono dimenticato di dire che la soluzione che in un certo senso trova l'impero asburgico per risolvere il problema della multinazionalità all'interno dell'impero, è quella di dividere il territorio in due parti, una parte è l'Austria e l'altra parte l'Ungheria, e diventa appunto, ma queste due parti sono ovviamente sotto il dominio dello stesso imperatore, questo però appunto creerà dei problemi con le popolazioni slave. Allora, quindi, nonostante l'affermazione di un'ideologia di potenza, una politica di potenza, la Machtpolitik, in realtà c'è un lungo periodo di pace, che va più o meno dal 1874 al 1910, che è caratterizzato da piccole tensioni dovute a motivazioni coloniali, ma che sostanzialmente è dovuto all'egemonia tedesca, che appunto ha come obiettivi proprio quello di mantenere l'equilibrio europeo e di isolare diplomaticamente i francesi. Nel 1873 Bismarck fa il patto dei tre imperatori tra Germania, Russia, e quindi tra Germania, Russia e Austria. Adesso riassumo un po' gli avvenimenti che ci sono fino all'85. E nel 1875 la Turchia attacca la Bosnia, l'Erzegovina e la Bulgaria, e per reprimere quelle che sono delle rivolte slave, e la Russia decide di approfittare di questa problematica interna ormai di un impero in decadenza e attacca appunto la Turchia. A questo punto però reagiscono l'Austria e l'Inghilterra, e così si arriva al congresso delle grandi potenze a Berlino nel 1878, in cui si cerca di ridimensionare quelli che sono i vantaggi russi. Innanzitutto si decide che la Serbia, il Montenegro e la Bulgaria hanno una indipendenza ristretta, guadagnano un'indipendenza ristretta, e l'Austria guadagna un'amministrazione temporanea appunto delle repubbliche autonome, no, dei territori autonomi della Bosnia e dell'Erzegovina. Oltretutto, per rimettere, diciamo, per riconciliare l'Austria con la Russia, si suddividono quelle che sono le zone di influenza nei Balcani. Ma dopodiché l'Austria, anche per difendersi, diciamo, firma la Triplice Alleanza nel 1886 con, no, nel 1882 con l'Italia e la Germania. E Bismarck, oltre a firmare questo trattato, ne firma anche uno di controassicurazione, in un certo senso, di un patto segreto con la Russia,
che è un patto di neutralità benevola nel caso di attacchi, quindi da potenze esterne. E in particolare la Germania temeva un attacco della Francia. E in questo caso la Russia non sarebbe dovuta intervenire nei confronti a favore della Francia, e lo stesso valeva se l'Austria avesse attaccato la Russia, allora in quel caso la Germania non sarebbe dovuta intervenire. Oltretutto, quindi queste sono, diciamo, più o meno i più importanti avvenimenti diplomatici, che ridefiniscono in parte quello che è l'equilibrio europeo, ma appunto era ormai consolidato che lo Stato tedesco rappresentasse lo Stato più potente, lo Stato egemone. Comprendeva 25 stati, ognuno con un proprio governamento, un proprio parlamento autonomi, e dopodiché stava sotto lo stesso governo, che era in mano ad un cancelliere di cui aveva la responsabilità l'imperatore, che era responsabile di fronte all'imperatore, e il potere legislativo invece era nelle mani di due camere, diciamo di una camera a suffragio universale e un consiglio federale a cui partecipavano appunto i rappresentanti dei singoli stati che potevano approvare o meno una legge proposta dalla Camera. All'interno della Germania si sviluppa quella che è una vivace dialettica politica e quindi si formano dei nuovi partiti politici. Ad esempio c'è il partito Centro, che è un partito di ispirazione cattolica e che ha come suoi maggiori elettori la parte agraria, diciamo, e i ceti urbani medi, o anche il Partito Socialdemocratico, che invece avrà come elettori gli operai e le associazioni operaie. Bismarck tenta di, in qualche maniera, troncare sul nascere queste nuove tendenze politiche, prima di tutto contro il partito del centro cattolico, attua delle riforme di laicizzazione dello Stato e di sorveglianza del clero cattolico, ma questo non fa che raddoppiare, ma nonostante questo gli elettori del centro cattolico raddoppiano. Dall'altro lato, per sbarazzarsi del Partito Socialdemocratico, decide di introdurre delle riforme appunto di assistenzialismo verso il sociale, in particolare dei lavoratori. Quindi riforme che tutelino le classi lavoratrici, come assicurazioni obbligatorie per infortuni, malattie e vecchiaia. Ma anche in questo caso la sua strategia va incontro a un insuccesso. Perché si sviluppa in realtà un forte movimento sindacale. Si sviluppa in realtà un forte movimento sindacale e ben presto anche il numero di elettori raddoppia dal 1870 al 1890 addirittura triplica il numero di elettori, da 500.000 a 1,5 milioni. Quindi in entrambi i casi le strategie di Bismarck falliscono e il suo riformismo conservatore o socialismo dalla cattedra è ormai apparentemente in declino. Dopodiché, adesso invece siamo in Francia, in cui dopo la sconfitta con la Germania viene la Francia appunto si riprende tramite il patriottismo dei contadini e della piccola borghesia, in sostanza. Allora, prima di tutto, inizialmente si forma una maggioranza di monarchici e repubblicani moderati. E che introducono una costituzione repubblicana di impronta
prevalentemente repubblicana, per cui con una Camera a suffragio universale maschile, una Camera a suffragio universale maschile, un Senato, e quindi un potere legislativo bicamerale, e il potere esecutivo che invece viene mantenuto dal Presidente della Repubblica, che viene eletto dalla Camera e il Senato insieme. Ben presto l'elettore medio, che in questo caso aveva votato i monarchici e i repubblicani moderati, e che appunto quindi aveva dato la maggioranza a questi, che principalmente erano commercianti, impiegati, piccoli agricoltori, aveva da un lato, diciamo, una volontà di progresso, che possiamo dire dal punto di vista economico, ma dall'altro richiedeva un, appunto, rappresentava la sua volontà di una conservazione dei rapporti sociali. E questo elettorato medio ben presto diventa, perde la fiducia verso l'ala più conservatrice e clericale, in particolare per la sua instabilità e anche per la sua corruzione, la sua stretto legame con il mondo della finanza, dell'alta finanza. E quindi tra il 1880 e il 1885 l'iniziativa legislativa repubblicana prende sopravvento, e quindi vengono introdotte delle riforme importanti, come ad esempio un allargamento del bacino elettorale, la scuola elementare obbligatoria, istruzione elementare obbligatoria, la possibilità delle associazioni sindacali, il divorzio e oltretutto la laicità dello Stato. Dopodiché andiamo in Gran Bretagna. La Gran Bretagna era caratterizzata da una grande stabilità politica e da una tranquillità sociale, anche economicamente stava bene, nel senso che il 50% della popolazione era attivo nel mondo industriale, e i due terzi, diciamo, del carbone provenivano dall'Inghilterra, importati nel mondo, e metà del ferro anche. E stava pian piano sviluppando un grande impero coloniale, e il tasso di analfabetismo era davvero basso, quindi tutti i fattori positivi. Ed in più, diciamo che tra il 1848 e il 66 il governo è in mano liberale, e con un sistema ormai parlamentare in cui la corona ha soltanto una funzione simbolica appunto, di personificazione dell'identità nazionale, ma niente più, e il potere viene esercitato appunto dalle due camere principalmente, dalla Camera dei Lords, e l'accesso alla Camera dei Lords si eredita o è nomina regia, e la Camera dei Comuni, che invece è elettiva, che però a quel tempo aveva una rappresentanza inefficace, nel senso che rappresentava 1 milione della popolazione, quindi il 15%, che era davvero poco. E così cominciano delle lotte per l'allargamento del suffragio. Si susseguono più o meno, cioè si susseguono appunto sì, qui dal 66, no, da sì, dal 60 fino all'86, governi liberali e conservatori si alternano, e entrambi introducono delle riforme importanti, sia di tutela dei diritti dei lavoratori. C'è anche appunto un importante allargamento dell'accesso al voto, che viene esteso ai lavoratori urbani ma anche agricoli. Viene trovata una soluzione alla situazione irlandese, alla questione irlandese, nel 1886 con la Home Rule,
ovvero autogovernatevi e ah, vabbè, sì, anche viene appunto portata avanti la politica coloniale. Quindi l'Inghilterra stabilina, e poi abbiamo la Russia, e la Russia ha un grandissimo primato, il primato della rete attrezza. Perché appunto il 90% della popolazione era occupata nell'agricoltura, e un terzo invece. Sì, il 90% era occupata nell'agricoltura, un terzo era servitù della gleba, ovviamente, e l'organizzazione sociale era, e del lavoro, quindi, era in piccole comunità di villaggio, diciamo autosufficienti, in cui le attività appunto avevano come finalità quindi l'autoconsumo. E all'interno si decidevano delle assemblee che dividevano i fondi da coltivare. Queste si chiamano Mir, queste comunità di villaggio, ed erano controllate ovviamente dall'aristocrazia, stile ancien regime. Ovviamente non c'erano organi rappresentativi, non c'è, ma il potere veniva applicato lungo un impero così grande, in un impero così grande. Tramite un apparato burocratico amministrativo. Gli intellettuali in questo periodo incominciano a fare dei viaggi in Europa, alcuni sono, e alcuni diventano occidentalisti, nel senso che vorrebbero importare in maggior patria i modelli politici e culturali dell'Occidente, altri invece sono slavofili. E sono fedeli invece alle tradizioni dei popoli slavi, alla religione ortodossa e alle istituzioni quindi comunitarie. Nel 1855 lo zar Alessandro II permette un'amnistia ai detenuti politici e un'abolizione della servitù della gleba, non serve a niente perché alla fine questi piccoli territori hanno un alto prezzo e quindi vengono riacquistati dai grandi proprietari terrieri e dall'aristocrazia latifondista. Alla sua morte, che dopo tutto il suo la sua morte la censura aumenta ancora di più, e i giovani, soprattutto la classe più giovane, prova un certo rifiuta l'ordine costituito, e principalmente si sviluppano due correnti di protesta, uno anarchico individualista e l'altro populista, che tenta di fare proselitismo e educazione politica delle masse rurali. Di contadini per appunto con intenti rivoluzionari. E quindi questo è.